Cuore di Cipria, buonasera a tutti. Devo smettere di dire buonasera perché voi il video non ve lo vedrete sempre di sera. Comunque, allora, stasera vi parlerò di tutto un po'. Vi parlerò di acquisti, vi parlerò di prodotti labbra perché una mia cara amica, veramente una cara persona, mi ha detto: Diana, perché non parli di burro cacao e prodotti labbra? Allora, la verità è che io non ho così tanti prodotti labbra, inteso rossetti sì, ne ho parecchi, ma di proprio prodotti labbra non ne ho così tanti da farvi un video solo di quello. Quindi oggi faccio un po' di miscuglio, quelli che le youtuber famose chiamano fritto misto. Allora, partiamo subito perché però ho messo tante cose, quindi parlerò un po'. Prima cosa, ha riaperto il famoso VS vicinissimo a casa mia con reparto profumeria molto migliorato, non è ai livelli top, però è molto migliorato, mi piace tantissimo. E oltre al reparto profumeria, in cui hanno messo maschere, nuovo make-up, eccetera, eccetera, hanno anche abbellito molto il reparto vestiti. Allora, ho fatto due acquisti prima di tutto di abiti. Uno, maglietta che indosso. La maglietta che indosso, con scritto LOVE, la maglietta che indosso è così, un acquisto un po' azzardato. L'ho imparato da altri youtuber che mi hanno insegnato questa cosa. Di acquistare le cose nel reparto bambini. Allora, questa maglietta è una maglietta taglia anni 14. C'era scritto 1,64 m. Io non sono 1,64 m. Questa maglietta mi va a pelo perché io sono un pochino magari più, non ho seno, ma sono un pochino più tornita di una bambina, di una ragazzina di 14 anni. Questa maglietta mi piaceva tantissimo e me la sono comprata. E oltretutto si risparmia un sacco. Questa maglietta l'ho pagata 6,99 €. Poi ho acquistato una cosina un po' più seria, va, per andare anche al lavoro, che è una magliettina molto semplice, molto basic, forse c'è scritto anche Basic Collection, è di questo giallo, ve lo vedete un pochino più sgargiante, invece più sullo zucca, con questo collettino un pochino, diciamo, lavorato, che mi piace un sacco sotto una bella giacchettina di un bel blu, non lo so, mi piace, col pantalone blu. E anche questo l'ho pagata pochino, l'ho pagata sui 7 €, 9 €. Poi vabbè, nel reparto make-up, oltre a dei regalini per delle amiche, le famose galline, ho preso delle maschere di cui ho avuto già dei riscontri su Instagram non positivi. Quindi io della verità ne ho già fatta una e il mio riscontro è positivo. Sono bellissime da vedere, guardate che bellina. Si chiamano, sapete che sono andata su Google Traduttore per capire come si pronuncia, Lover e Saip, Lover e Saip, Lover e Saip, c'è scritto Lover e Saip. E questa è al melograno. Io ne ho già fatta una alla banana e devo dire che aveva un effetto molto nutriente, profumo di banana e mi è piaciuta tantissimo, gli è rimasto un sacco di liquido all'interno e ho potuto praticamente poi usare il liquido all'interno come crema. Mi è piaciuta veramente molto. Invece ho letto su una mia nuova amica virtuale adesso mi viene su Instagram che lei con una al kiwi mi pare si è trovata malissimo, gli sono rimasti anche dei rossori. Quindi ragazze, prendiamo tutte con le pinze. Quella alla banana mi è piaciuta tantissimo. Questa la proverò al famoso. Adesso, oggi mi vengono le parole. Al melograno e vi saprò dire, insomma, facciamo una statistica su come sono. Sono bellissime, secondo me sono troppo carine. Sono troppo carine. Poi, sempre all'OVS, ho preso questo formato di maschera della Shaka. Sto facendo vedere al contrario, no, perché è ruotata. È dietro il pacchetto al contrario. Questa c'è scritto dietro. È una maschera viso con idratazione, idratante. Un'emulsione leggera, si mette 10-15 minuti e poi si risciacqua con acqua tiepida. È bellissima perché secondo me è da viaggio e costa 1,99 € questa. Mentre queste hanno un prezzo di 3 euro e qualcosa, 3,99 €. Boh, forse solo per il packaging valgono la pena. Poi, devo parlarvi di un grandissimo, anzi di due grandissimi bocciati. Devo bocciare questo qui, che era un bellissimo siero, ecco qui il riflesso che ritorna, è un bellissimo siero di cui vi avevo parlato molto bene per l'effetto che mi aveva dato, e ancora sono felice dell'effetto che mi ha dato, della Vichy, quello antiossidante, la vitamina C Lift Active. Sì, ragazzi, un cavolo dura tanto, cioè mi è finito in, non so, in meno di 20 giorni. Cioè, io avrò pagato anche con 10 euro di sconto, però santa pazienza, non mi può durare così poco. Cioè, io ne mettevo una goccina. A parte che a un certo punto l'erogatore non riusciva più a prendere il prodotto, l'erogatore, è un contagocce, non riusciva più a prendere il prodotto e già lì mi sono innervosita.
Poi con tutti storcendo le braccia, eccetera, eccetera, sono riuscita a usare tutto il prodotto, no, mi è durato troppo poco. Cioè, a prezzo pieno non lo ricomprerei assolutamente più. Mi ha fatto molto innervosire questa cosa. L'effetto era comunque bellissimo. Sto sorridendo poco stasera, non so come mai. E perché parlo dei flop. Altro flop terribile di oggi. Oggi dovevo andare a questo pranzo. Per me è molto importante, che ha creato anche un po' di caos tra le mie amicizie, ma vabbè, per altri motivi. E ho provato questa maschera della Garnier che avevo comprato un po' di tempo fa. Questa è una maschera idratante, si chiama addirittura Aqua Mask. Avevo già provato la gemella alla vitamina C che mi era piaciuta tantissimo. Questa, ragazzi, una cosa tremenda. Mi ha lasciato, non mi si usa dire, i gattini. Cioè, i gattini, nel senso, mi ha lasciato tutti i rimasugli sulla pelle. Cioè, dopo che si è usata, non bisogna sciacquarla, bisogna, come posso dire, spalmare la parte rimanente sul viso. No. No, l'ho dovuta risciacquare, quindi l'effetto secondo me è andato a quel paese della parte idratante e no, non mi è piaciuta per niente, ho dovuto togliere per delle ore tutto quello che mi era rimasto sul viso. Costano poco, ma non mi sono piaciute per niente. E poi volevo aprire una piccola parentesi su una prova che sto facendo. Sto testando da un po' di testando, provando da un po' di tempo. Un'amica è diventata presentatrice Yves Rocher. E ragazzi, io devo dire che di Veloce non ho provato pochissimo. Una delle mie amiche galline mi aveva regalato un'estate, una bellissima, buonissima, buonissima, che quest'anno ricompro da questo catalogo, mi hanno detto che non c'è ancora, ma poi la cercherò. Crema per i piedi, ci sono fissata quella che no, quella aveva una caratteristica particolare, non era idratante, ma la cosa particolare è che era rinfrescante alla lavanda. Forse l'ho usata l'anno che ero incinta, a parte che era un anno freddissimo, vabbè, ma quelle giornate che ha fatto caldo. Era fantastica, lasciava questo profumo di lavanda e poi effettivamente un effetto freschissimo nei piedi. Io la mettevo prima di uscire e l'effetto fresco durava un sacco. Comunque, a parte questa esperienza positiva nel passato con Yves Rocher, nella mia città non c'è un negozio di Yves Rocher. Come ho detto, io non amo comprare via internet. Questa mia amica presentatrice di Yves Rocher mi ha dato dei campioncini che sto provando. Io sono molto lenta, quindi ti chiedo scusa, cara amica, so che probabilmente guarderai il video, spero che tu guarderai il video. E quindi per ora ho un feedback positivo. Ho usato una crema in un tubetto che ancora è in bagno e stupidamente non ho portato e mi è piaciuta molto. E adesso sto testando i campioncini. Sono molto cauta, non ho ancora fatto un ordine perché io sono una persona cauta. Prima sperimento, guardo, eccetera, eccetera. Sono fatta così, dalle cose da basso costo, alto costo. Queste sappiamo che sono delle creme ottime, parlano tutti molto bene della parte delle creme, eccetera, eccetera. Proverò, proverò e vi saprò dire. E adesso arriviamo all'argomento che interessava all'altra mia amica, i prodotti labbra. Allora, parliamo di un prodotto labbra che ho ricomprato, di due prodotti labbra, che da cui viene anche la pochettina della Bioficina Toscana, che da noi vendono in una bioprofumeria di cui vi ho già parlato. È una bellissima bioprofumeria, adoro andare da loro, adoro, adoro, adoro. Ho ricomprato perché me le aveva regalate una mia carissima amica, mia veramente, mamma, ho delle carissime amiche, mi aveva regalato due prodotti che sono uno scrub labbra e la crema idratante, la crema, come si dice, la crema labbra, sì, riparatrice golosa. Allora, questi sono un top and flop, nel senso che questo scrub è fantastico, ha un colore inquietante, ve lo faccio vedere perché è veramente inquietante, ma ragazzi è bellissimo, è buonissimo, buonissimo in ogni senso, buonissimo di sapore, buonissimo di effetto. Io quando le pellicine funziona benissimo. Questa crema l'ho ricomprata perché ho detto sarà stata colpa mia che non l'ho usata nel modo corretto. Ragazze, quando uso lo scrub e un altro balsamo mi funziona benissimo. Questa crema non lo so, a me non idrata niente, anzi mi secca le labbra. Quindi no, questo è un bocciatissimo e questo è un promossissimo. Poi, prodotti labbra. Ho acquistato un po' di tempo fa, forse ve l'ho già fatto vedere, della Blister, marca di cui mi fido. Blister? Blistex? Di cui mi fido molto. Questa è una crema proprio per le spaccature delle labbra. Io mi ritrovo spesso la sera con le labbra proprio ridotte male, anche perché io devo ammettere che non sono molto brava nel curare alcune parti del corpo, eccetera, non sono molto costante. Questa è una crema che ha un odore proprio di tipo di medicinale. E allora, non è un burro cacao
piacevole, però un burro cacao che funziona. Sembra di mettersi sulla faccia del disinfettante, sulla faccia, sì, scusate, sulle labbra un disinfettante, però ragazzi funziona. Bisogna superare questo ostacolo di sembrare di mettere tipo l'acqua ossigenata, l'odore è molto molto sgradevole, però funziona. Blistex si chiama Lip, sì, no, no, stasera piove, sì, si vede. Lip Relief Cream. E questo mi piace. Poi ho comprato un po' di tempo fa perché ero disperata, ero in centro, c'erano meno 7 gradi, sono andata in una parafarmacia e ho comprato di questa marca sconosciuta, Labbra OK, aspetta, non so neanche se c'è una marca, alla calendula con burro di vitamina, sì, di vitamina, non so, no, sono fusa, di karité bio e vitamina E. Questa in apparenza non mi piaceva, invece in realtà poi dà un bellissimo effetto. Cioè, sapete cosa non mi piace? Quando all'inizio sono secchi, invece questa poi alla fine idrata molto bene. Sono molto 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 contenta di questo acquisto che mi fece fare un'altra mia carissima amica, che è il Lip Maximizer della Dior. Questo è buonissimo, rimpolpa le labbra, non è un burro cacao, ma è veramente un rimpolpante. Io quando metto questo mi sento delle labbrone, mi sento molto soddisfatta. Lo metto anche da solo quando faccio degli smokey molto, no, smokey, dei trucchi molto evidenti sugli occhi. E arriviamo a lui! Cara amica, tu mi avevi detto che stava per uscire questo, il Labello coi glitter. L'unico colore che ho trovato è il basic, dicono che ci sono degli altri colori, io non li ho trovati. La confezione basica è verde, ma in realtà il burro cacao è completamente trasparente. Ragazzi, non ha un glitter, cioè non ce l'ha. Mi sono fatta vedere da mio marito prima, no, non ce l'ha, non c'è. Quindi secondo me è un grandissimo flop, ma aspetto di provarne altri colori, magari mi daranno così magari colori più intensi, magari danno delle soddisfazioni. Quindi, cara amica, non lo so, non so ancora cosa dirti. Questo è un flop, non prendetelo. No, non lo so, prendetelo. Ha un potere idratante buono, ma secondo me non ha assolutamente glitter. E niente, fanciulli, bella gente, io direi che ho già finito nelle mie grandissime esperienze, grandissimi putpourri che vi volevo fare stasera. E volevo ringraziarvi perché siamo cresciuti, siamo a 69 iscritti, sono sempre a 9, ma sono felicissima, non vi dirò, oddio, devo arrivare a chissà che numero, se volete iscrivetevi, vi prego. Andrò avanti con i monomarca, ho intenzione di andare avanti con i monomarca, con i video monomarca e vorrei fare anche dei tutorial trucco. Ditemi che tipo di tutorial trucco vi piacerebbe vedere, tutorial, come vi trucco. E niente, ragazzi, iscrivetevi, condividete, se volete attivate la campanella. E siate contenti. Vi auguro una buona settimana. Ciao, bella gente. Ciao.